Ciao a tutti ragazzi, perdonate l'assenza, però in queste ultime settimane ho avuto un po' di sovraccarico di lavoro, però ora spererei che per le prossime settimane di rientrare almeno con il solito video magari la settimana. E niente, oggi vi vorrei proporre un lievitato che sarebbe il pan dolce. Che buono, lo faceva la nonna. Si prende il zucchero, si mette nel piatto, così. Poi si prende il pane e si sciabagna. E facciamo il pane con il dolce. Buono! Ma che cosa stai mangiando? Il pane dolce, come quello che faceva la nonna. Ma il pan dolce è un'altra cosa. Prima cosa da fare è andare a mettere quasi tutta l'acqua della ricetta dentro la bacinella della planetaria. Me ne tengo da parte un goccino, gli vado a sciogliere il lievito, gli vado ad aggiungere la farina, lo zucchero, il sale, metto il gancio e inizio a impastare. Vado ad aggiungere le uova. E continuo con il resto dell'acqua. Nel frattempo che l'impasto continua, vado a mettere a mollo l'uvetta per qualche minuto con un po' di acqua calda. Mi vado a triturare le mandorle e le noci, giusto un paio di colpetti anche a loro. Riverso tutto in un contenitore. Mi vado a tagliare anche un po' di arancia candita. Cubetti di arancia pronti, li vado a inserire assieme alla frutta secca. Aggiungo il burro poco per volta. L'operazione dovrà richiedere almeno 6-7 minuti. Ragazzi, l'ultima operazione per preparare la nostra frutta è quella di andare a disossare datteri. Datteri naturalmente ho comprato quelli non trattati. Privati dell'osso, me li vado a tagliare anche loro abbastanza piccoli. Volendo li potete sostituire anche con fichi secchi o con albicocche disidratate. Io preferisco i datteri perché è uno dei frutti che adoro maggiormente, peraltro mangio anche tutto l'anno. Anche i datteri sono pronti e me li vado ad aggiungere nella ciotola con la frutta secca. Metto un foglio di carta assorbente su un tagliere e vado a asciugare, a rimuovere il resto dell'acqua all'uvetta che avevo messo in ammollo in precedenza. La riverso nell'altra frutta secca. Aggiungo un po' di bacca di vaniglia macinata. Ragazzi, come potete notare, l'impasto è perfettamente liscio. Ora vado ad aggiungere la frutta secca.
accendo, metto quasi a bassa velocità e vado ad aggiungere la frutta secca. Vado ad aiutare l'impasto giusto con un pizzichino di farina, proprio un pizzico. Impasto pronto. Per stendere il nostro pan dolce, niente farina, solo un goccino di burro, in questo modo, sul vostro piano. Recupero l'impasto. Come potete notare è abbastanza umido, ma non vero piccino piccino, ed è un po' meno idratato rispetto a quello che potrebbe essere un panettone tradizionale. Cerco di dargli un po' di forma e aiutandomi con un tarocco, in questo modo. Ora lo lascerò per una ventina di minuti così a riposare, senza pellicole né niente. Carta da forno. Vado a dividere il mio impasto. Divido l'impasto in due. Lo vado a piegare nuovamente con le mani, in questo modo. Me li vado a foderare con della pellicola. E ora li vado a mettere a lievitare all'interno del forno spento, ma con la luce accesa. Ragazzi, come potete notare, i pandolci hanno lievitato. Ora andremo ad infornarli, però prima di fare ciò vado a rimuovere la pellicola. Ho messo un pentolino all'interno del forno con dell'acqua bollente. Servirà a mantenere la superficie dei nostri pandolci fino a metà cottura idratati. Con una lametta gli vado a praticare una leggera incisione a croce, in questo modo, sia nell'uno in uno che nell'altro. Inforniamo. Dopo circa 20 minuti passo la temperatura da 180 a 160. Rimuovo anche il pentolino con l'acqua. Dolci pronti. Ragazzi, purtroppo una delle due, forse l'ho inciso poco, e l'altra parte dell'incisione non si è aperta. Taglio dopo che si è naturalmente raffreddato. Ciao da Alessandro, alla prossima ricetta.